Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture di marzo, che sono state abbastanza, devo dire che mi ritengo abbastanza soddisfatta di queste letture. Allora, parto dal primo libro che ho letto e che tra l'altro non mi ha fatto impazzire. Sto parlando di Kill Creek, un romanzo di Scott Thomas. Sto leggendo perché mi sono presa alcuni appunti per non stare poi a sfogliare il libro. Edito Rizzoli, circa 504 pagine. Il prezzo di copertina è 19 euro. Io l'avevo pagato 1 euro, 2 euro, ma era questo un altro libro, mi sembra, su Vinted, quindi sono contenta di averlo pagato così poco. Tra l'altro, appunto, sembra nuovo, quindi contenta di averlo preso così. Che dire di questo libro? L'avevo letto e cercato perché ne sentivo parlare benissimo. Era stato descritto da tutti come il libro più pauroso del mondo. Mi aspettavo quindi di trovare un libro molto pauroso, quantomeno che mettesse molta ansia. Allora, di che cosa parla? Praticamente ci sono quattro scrittori dell'horror che vengono invitati a passare la notte di Halloween a Kill Creek, che è la casa infestata più famosa al mondo. Quella che però sembra una trovata pubblicitaria si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, e questa entità che hanno risvegliato seguirà, perseguiterà e minaccerà questi autori. Che dire? Allora, il finale non me l'aspettavo, devo essere sincera. Detto questo, non mi ha fatto né paura e neanche mi ha messo ansia. Quindi ecco, sono rimasta molto delusa sotto questo punto di vista. Invece di un libro appunto horror, l'ho trovato un libro abbastanza splatter, quindi magari ecco, a chi non piacciono queste scene splatter, non consiglio assolutamente questo libro. È un libro che comunque si fa leggere, ma che considero abbastanza mediocre. Infatti mi sembra di aver dato 3 stelle e vabbè, è andata così. Altro libro che ho letto e che cercavo da tantissimo e che poi alla fine sono riuscita a prendere e sono contenta di averlo preso è La meccanica del cuore, che vedete incelofanato perché in questa casa c'è molta umidità, quindi io quando finisco di leggere i libri poi li imbusto. È solo che mi ero scordata che di questo ancora non vi avevo parlato, quindi niente, è così. Allora, La meccanica del cuore, economica, Feltrinelli, 8,50 euro il prezzo di copertina. È un libro molto piccolo perché sono circa 147 pagine. Ho dato 4 stelline a questo libro, mi è piaciuto molto e sicuramente leggerò altro di quest'autore. Questo è stato il primo libro che ho letto. Tra l'altro, la copertina mi piace molto perché è stata realizzata da Lacombe, Benjamin Lacombe, che è il mio illustratore preferito. Detto questo, ci troviamo a Edimburgo nel 1874 e nella notte più fredda del mondo, in una casa in cima alla collina di Edimburgo, nasce Jack con il cuore completamente ghiacciato. E la balia, che è anche conosciuta un po' come la strega, della città, per salvarlo, impianta un orologio a cucù nel cuore, come se fosse proprio una protesi. Però questo orologio è molto fragile e soprattutto agli estremi sentimenti che appunto Jack prova, e questi estremi sentimenti potrebbero anche risultargli fatali. Il giorno del suo 10° compleanno, Jack si innamora di una piccola cantante andalusa e lui praticamente affronterà un viaggio per mezza Europa per cercare questa cantante, e questo viaggio verrà affrontato insieme a un illusionista. E quindi appunto narra un po' questa vicenda amorosa, mettiamola così. Le atmosfere mi sono piaciute molto perché mi ricordano un po' quelle di Tim Burton. Il finale, devo essere sincera, non me l'aspettavo così, cioè preferivo fosse un altro tipo di finale, ma comunque non ha, cioè il libro mi è piaciuto lo stesso. È un libro dolce e allo stesso tempo triste. Devo dire però che la cantante mi stava un po' sulle scatole. Cioè, proprio come carattere,
non mi è piaciuta, ecco, devo essere sincera. Questo libro racconta questo sconvolgimento, questi sconvolgimenti legati appunto alla crescita e all'innamoramento, perché si parte con Jack che è piccolo e appunto poi diventa un uomo. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, veramente molto, e che assolutamente vi consiglio. Altro libro che ho letto in ebook, che è stato secondo me il migliore libro letto questo mese, è Cemetery Boy. È un libro di un autore trans, edito Mondadori per la collana Oscar Fantastica, sono 408 pagine circa e è un prezzo di 20 euro ed è un fantasy young adult che mi è piaciuto da morire. Praticamente parliamo, il protagonista è Yadriel, che è un ragazzo trans e la sua famiglia messicana è una famiglia molto tradizionalista e fatica ad accettarlo. Lui però è determinato a dimostrare alla famiglia di essere un bruco, cioè uno stregone, mettiamola così, perché appunto la sua famiglia si divide in queste specie di streghe stregoni, dove le streghe curano le persone malate e gli stregoni invece riescono a far trapassare nell'aldilà l'anime dei defunti. E siccome Yadriel nasce biologicamente come ragazza, la sua famiglia non lo accetta come stregone. E allora lui, grazie alla cugina Maritza, che anche lei è un po' l'esclusa della famiglia perché lei è vegana e quindi non vuole utilizzare il sangue degli animali per questi rituali, appunto attraverso sua cugina, che è anche la sua migliore amica, decide di celebrare comunque da solo il rituale per diventare un bruco, per ritrovare appunto il fantasma del suo cugino che era assassinato. E quando richiama l'anima di questo defunto, invece del cugino, appare invece un altro fantasma, che è il fantasma di Julian Diaz, che era un po' il bello e dannato della scuola, e lui non ha nessuna intenzione di tornare nell'aldilà e chiede a Yadriel di scoprire chi l'ha ucciso e di parlare con i suoi amici. Quindi Yadriel decide di aiutare il suo compagno di classe. È una storia bellissima. Intanto non avevo mai letto una storia con un protagonista trans. Mi è piaciuto tantissimo sia le atmosfere molto messicane, molto cupe, un po' Halloween. Mi sono piaciuti molto i personaggi, la storia d'amore, la storia di amicizia che c'è. E veramente mi è piaciuto tantissimo. Ho divorato questo libro e anche se devo dire la verità, ho capito subito chi era l'assassino, tipo alla pagina 2, non sono stata l'unica, ma questo in ogni caso non ha fatto togliere dei punti al libro. Veramente mi è piaciuto tantissimo. È un libro, intanto la storia originale è molto scorrevole, una scrittura molto semplice, e appunto ve lo straconsiglio. Credo che poi comprerò anche il libro cartaceo, perché appunto mi è piaciuto molto e vorrei averlo in libreria. Altro libro che ho letto invece è Crudelia Demon, anche questo preso usato su Vinted, che poi in realtà era nuovo. Si chiama Crudelia Demon, la mia vera storia. Questo qua è scritto da Serena Valentino ed è della Giunti editore. La collana è Disney Villains, Villains, non so come si pronuncia, 300 pagine circa a un prezzo di 14 euro. Questa collana parla appunto dei cattivi della Disney, racconta la storia dei cattivi. In lingua sono usciti, mi sembra, 7-8 libri, in italiano credo sia uscito solamente questo di Crudelia Demon. E praticamente in questo libro Crudelia Demon ci racconta il suo punto di vista dalla sua infanzia fino al rapimento dei 101 Dalmata, ed è appunto il perché, la storia che racconta il perché è arrivata a questo rapimento e alla storia appunto della Disney che tutti conosciamo, della carica dei 101. È un libro molto molto scorrevole, scritto anche grande, quindi nel senso un libro che si legge molto velocemente, e ha un'età di lettura di 10 anni, ma io l'ho letto in tranquillità, ne ho 31, senza nessun tipo di problemi. Quindi se vi piacciono un po' anche racconti per ragazzi,
sì, sicuramente è un libro molto carino da leggere. Mi aspettavo, devo dire la verità, una storia più travagliata, nel senso lei alla fine della fiera se la prende con le persone secondo me sbagliate, è una ragazzina molto sola. Il padre non c'è mai per via del lavoro, poi muore, e la madre è sempre presa da se stessa, dai soldi, e quindi fa molti regali a Crudelia, ma non sta mai veramente attenta alla figlia, e Crudelia fa di tutto per attirare l'attenzione di sua madre in tutti i modi. Devo dire la verità, veramente non comprendo fino in fondo la scelta che l'ha portata poi al rapimento dei Dalmata, perché secondo me, insomma, non ci combina granché, forse era stupida. Comunque, detto questo, il libro mi è piaciuto e comunque ho dato 4 stelline. Poi, altro libro letto in ebook è 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Mondadori è la collana Oscar Moderni, il libro, io l'ho letto in ebook, però quello cartaceo, il libro Oscar Moderni è quello secondo me più carino, sono circa 200 pagine e costa 12,50 euro. Ho dato 4 stelle a questo libro ed è il primo libro che leggo di Agatha Christie. Volevo appunto leggere qualcosa di lei e ho scelto uno dei libri un po' più famosi. Allora, intanto di che cosa parla il libro? Ci sono 10 persone che non si sono mai incontrate prima con un passato, che hanno tutti un passato inquietante e che vengono invitate su un'isola molto misteriosa e deserta, tutti con una scusa diversa, tutti apparentemente da una persona diversa. Cioè, il proprietario misterioso di quest'isola non si vede mai, queste 10 persone non riescono a vedere e a capire chi cavolo è questo proprietario dell'isola e questa persona che le ha invitate in quest'isola. C'è poi una filastrocca per bambini che si ripete in continuazione in questo libro, che è appunto la filastrocca dei 10 piccoli indiani, e che ritorna appunto ossessivamente, che scandisce la successione degli omicidi. È un libro che mi è piaciuto, devo dire che mi è piaciuta anche la scrittura, anche qua molto scorrevole, un libro che ho letto in pochissimissimo tempo, penso in un pomeriggio, quindi una lettura molto veloce. Devo dire che è una storia ben costruita. Ci si chiede dall'inizio del libro fino alla fine chi sia l'assassino e chi sia questo cavolo di proprietario dell'isola. Devo dire che a tratti c'ero arrivata, ma poi pensavo no, non può essere così perché altrimenti non torna, e quindi devo dire che mi è piaciuto e anche questo è un libro che vi consiglio. Altri libri che ho letto questo qua, questa bellissima edizione della Burr Deluxe, La regina delle nevi e altri racconti, di Hans Christian Andersen, questo qua. È un libro molto bello che costa 16 euro, io l'ho preso scontato su IBS, sono 183 pagine circa, è un libro meraviglioso anche per le illustrazioni molto belle che ci sono in tutti i libri di questa collana dei classici Burr Deluxe, sono veramente delle illustrazioni stupende. Io non avevo letto nulla di questo scrittore, per intenderci è famoso e sono anche raccolte in questo libro, questo scrittore è famoso per aver scritto La Sirenetta, I vestiti nuovi dell'imperatore, appunto La regina delle nevi, La principessa sul pisello, quindi ci sono varie storie in questo libro. La storia che mi è piaciuta meno è La principessa sul pisello, ma perché è lunga una pagina e a me, io ho dei problemi con le raccolte di racconti perché mi sembrano sempre tirati tutti via perché sono corti, quindi se tu mi dai una storia di una pagina e mezzo non può piacermi. La Sirenetta, molto bello, non credevo che fosse così la storia della Sirenetta, io abituata a quella della Disney, mi ero fatta mille favole, niente, completamente diversa. Mi è piaciuta molto anche la storia della Regina delle Nevi. In generale è una raccolta di racconti che mi è piaciuta, un po' per la bellezza proprio del libro, ma poi anche per le storie, quindi anche questo ve lo consiglio, è un libro molto bello a cui ho dato 5 stelle. Altro libro che ho letto, ma non interamente, è Il drago della Oscar Wilde,
Alice, Dorothy e Wendy. All'interno di questo libro abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice attraverso lo specchio, il mago di Oz e Peter Pan. Io ho letto Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice attraverso lo specchio, che sono due librini molto piccoli, appunto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Io non avevo mai letto la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, ho visto il cartone animato della Disney e nel cartone animato della Disney sono praticamente messi insieme tutti e due i libri. Ad esempio Pinco Panco e Panco Pinco sono nel secondo libro, Alice attraverso lo specchio, e non nel primo. Leggere questo libro, nonostante sia appunto per ragazzi, mi ha lasciato un po' interdetta. Mi è piaciuto, ma in alcuni momenti sembrava veramente di leggere Il delirio di un matto. Proprio dei discorsi, delle conversazioni, delle descrizioni che veramente solo un matto potrebbe creare. Detto questo, la storia è carina, mi è piaciuta. Mi è piaciuto molto anche questa edizione, che ovviamente è bellissima, l'ho preso proprio per questo. È una bella edizione con appunto anche delle belle illustrazioni. Quindi per adesso ho letto i primi due libri, il secondo libro è Il Mago di Oz e credo che lo leggerò nel mese di aprile. Ok, quindi queste sono state le mie letture del mese, fatemi sapere che cosa avete letto voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!